Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio? No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo... Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure. Noi, Darby Allin. Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento. Ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento. Amici maniaci del pro wrestling, benvenuti a questa nuova puntata con Holy Kayfabe Extra, la rubrica di Holy Kayfabe in cui andiamo a sviscerare vari argomenti che fanno parte del professional wrestling. Quest'oggi abbiamo una puntata un po' crossover, ecco, in quanto gli amici del pro wrestling culture sono venuti qua a trovarci e inizio a salutarli. Innanzitutto, ciao al professore Matteo Pagliarella, ciao Matteo. Ciao Frank, ciao Simone e grazie dell'invito, veramente un piacere. Salutiamo anche il capo del PWC, Aldo Fiadone. Ciao Aldo. Ciao Frank, grazie mille per questo invito. Capo di niente, siamo tutti capi del PWC, tutti membri di una grande forma di cultura. fai bene a specificarlo. Scusatemi per l'errore, ragazzi. E ultimo, ma non per importanza, il padrone di casa qua con me, Simone. Ciao Simon. Ciao Frank, ciao a tutti. Allora, piccolo aneddoto. Questa puntata era stata già registrata qualche mese fa. E purtroppo, a causa di alcuni problemi tecnici, andò persa. Ma allora, dopo un paio di mesi abbiamo detto perché non rifarla e aggiungiamo anche Aldo a questa puntata e quindi ce li abbiamo tutti qua e l'argomento principale, come vedrete dalla copertina, è WrestleMania dal vivo e anche Wrestle Kingdom dal vivo, in quanto Matteo è stato anche a vedere Wrestle Kingdom. Allora, innanzitutto vedremo come comprare i biglietti da qua, qual è l'esperienza WrestleMania e soprattutto, parte più importante, qual è il costo di una WrestleMania dal vivo in Italia, partendo dall'Italia, scusate. Ma io vi voglio chiedere, prima Matteo, poi Aldo, quando è che avete deciso di fare questa spesa e dire andiamo a vedere WrestleMania e quale WrestleMania siete andati a vedere? Allora, ovviamente siamo andati a vedere la WrestleMania prima della pandemia, quindi WrestleMania 35, e c'era già intenzione di andare, solamente io feci un giro di chiamate, di conoscenze, di persone che erano già partite, e lì, dopo un pochino di giri, mi ritrovai in questo gruppetto con il buon Messiah, con Andrea Di Simone, l'altro ragazzo, il famoso Swedish Golden Boy, l'altro membro del team Tacconelle, e c'era quest'altro ragazzo, Flavio Del Duca, un altro amico nostro che però per problemi lavorativi alla fine non venne più con noi. Quindi partimmo solamente noi tre e niente, deciso, i soldi erano da parte perché volevo fare questa esperienza e intorno a novembre, se non sbaglio, ci siamo iniziati a muovere, però ecco, lo può dire sicuramente meglio Aldo. Sì, intorno Aldo. A novembre ci siamo ritrovati a parlare, no, di questa possibilità di partire tutti insieme e l'intenzione c'era già in estate da parte di tutti, insomma, perché si era già intavolato bene o male un discorso. E alla fine siamo arrivati a fine novembre, inizio dicembre, dove ci siamo seduti a tavolino, abbiamo visto un po' i costi, un po' il tutto, e poi a metà dicembre abbiamo acquistato tutti i biglietti che ci servivano perlomeno la fase iniziale, no? Quindi i vari WrestleMania,
TakeOver, Raw, SmackDown, G1 Supercard e appunto il WrestleCon, con tutte poi a seguire, tutte poi le fasi di interlocutorie con i vari atleti e leggende all'interno del wrestling. Ecco, visto che avete parlato di biglietti, sai, in giro sulla rete si leggono pareri discordanti, c'è chi dice comprate i pacchetti perché comunque fidatevi della WWE, c'è chi invece dice adesso forse su un video di Igor Leono, se non sbaglio, di tempo fa vidi uno che disse è meglio comprare i biglietti singolarmente, poi nel caso quando sei lì li rivendi e magari ti prendi un posto migliore. Voi, qual è, secondo voi, per la vostra esperienza, qual è la cosa migliore? Biglietti singoli o pacchetti della WWE? Vai, vai, Aldo. Facciamo, alterniamoci, non ti preoccupare. Dipende sempre da quello che preferisce fare una persona. Nel senso, se tu, Frank, mi dici io voglio andare domani a Dallas per guardarmi WrestleMania 38 e voglio andare solo ed esclusivamente per WrestleMania 38, non interessandomi a tutto ciò che c'è intorno e quindi a fare magari eventuali giri perlustrativi dell'America, della città di Dallas e del Texas in generale, allora in quel caso ti converrebbe più prendere i pacchetti, perché tu sai che ti ritrovi l'hotel pagato, il bus che ti porta dall'hotel alle varie arene e i biglietti degli show, di tutti gli show che puoi vedere. Insomma, poi sono varie classi di pacchetti, vai dal bronzo al silver, che ovviamente il bronzo costa, non so, se si è in quattro persone costa $500-600 a testa, il silver se si è in quattro persone costa $3,000-4,000 a testa, quindi dipende sempre da ciò che vuoi fare. Ovviamente pacchetti ai quali va sempre aggiunto il costo aereo, logicamente. Se invece la persona coinvolta è intenzionata a guardare anche altri eventi, esempio i vari show del WrestleCon, a farsi pure qualche giro perlustrativo della città e quindi non avere limiti di orari, eccetera, eccetera, allora è opportuno che vada ad acquistare i biglietti singolarmente. Purtroppo deve sbrigarsi, perché altrimenti va sul secondary market, e se va sul secondary market costa di più, e niente, si ritrova alla fin fine a risparmiare qualcosina. L'unica cosa per la quale poi dovrà attrezzarsi questa persona è fare in modo di trovare un alloggio che sia ben collegato con tutto, specie se deve andare da solo, al massimo in due persone, perché dopo altrimenti la spesa dei vari Uber e taxi diventa abbastanza grande, insomma. Sì, aggiungo a quanto detto da Aldo, ci sta a comprare i biglietti singolarmente se uno è interessato a fare altro. Noi, per esempio, oltre allo show della WWE, agli show della WWE abbiamo visto appunto Supercard of Honor, che era la stessa sera dell'Hall of Fame. A noi dell'Hall of Fame interessava relativamente poco, e quindi abbiamo preferito quella sera andare ad uno show. Come diceva Aldo, ci sono tante tipologie di pacchetti, di biglietti, e se non sbaglio il più alto proprio in assoluto dovrebbe essere il Platinum, dovrebbe essere Bronze, Silver, Gold e il Platinum addirittura, che saranno tipo 6.000-7.000 euro di pacchetto. E come diceva proprio Aldo, più persone sia e meno si paga. Però questi sono ragionamenti da fare, perché io ci butto dentro anche un attimino il Giappone. Sono eventi che uno da solo difficilmente va a fare, a meno che non si è già lì per lavoro. Per esempio, il nostro amico Valentino, che è andato a più di qualche show della New Japan Pro Wrestling, lui era lì per lavoro, e lui magari lì ci andava perché ci sta e ci vado. Se uno deve fare un viaggio e lo deve fare esclusivamente andando da solo e andarsi a vedere uno show da solo, ti diverti fino a un certo punto. Perché? Perché il bello di questi eventi, di queste cose importanti, è la condivisione. Non solo perché si vanno a risparmiare, proprio come diceva il Messiah, tanti soldi, perché gli Uber costano, mangiare insieme magari si va a risparmiare, il posto letto vai a risparmiare. Se uno va al WrestleCon e vuole andarsi a fare una foto con qualche lottatore,
magari i lottatori ti permettono anche di dividerla per tre, per quattro persone. Noi abbiamo fatto la foto con Shawn Michaels, eravamo tre più lui, quindi un costo che era comunque relativamente importante l'abbiamo diviso in tre. Un conto è se io vado a buttare, non so, 300 euro, butto una cifra così, da solo, un conto è se ne spendo 100 e lo divido insieme ad altre due persone. Quindi, molto semplicemente questo. Non fa una piega, insomma. Ovviamente però il nostro ragionamento è sempre un ragionamento inerente al pre-Covid, che magari a suo tempo era possibile fare tre persone con uno Shawn Michaels e la fotografia. Oggi non so se sarà possibile o meno, però se ipoteticamente è ancora possibile, bene, se non è possibile, insomma, una bella fregatura. Cioè, io per esempio vi faccio un esempio, noi stavamo vedendo un attimino con Aldo, ipoteticamente, degli show da andare a fare. Ossia, c'era WrestleMania solamente per lui, perché per me è periodo lavorativo, io sono a scuola, non posso prendermi le ferie e quindi automaticamente io devo muovermi in quel modo. Però per esempio c'erano Money in the Bank e SummerSlam che vengono fatti entrambi a luglio e essendo a luglio la scuola è chiusa, quindi io sarei ipoteticamente libero. Però abbiamo fatto dei calcoli con Aldo e sono pazzi, sono costi pazzi. Cioè, noi, così iniziamo a parlare anche un po' di costi, con 450 euro ci abbiamo fatto andare e ritorno a New York. Un biglietto per... era... Aldo, aiutami... Money in the Bank... Money in the Bank Las Vegas. Las Vegas, Money in the Bank Las Vegas... E, ragazzi, parliamo di 1000 euro puliti. Parliamo di 1000 euro. Cioè, i costi sono. Ok, che Las Vegas e tu quindi devi prendere probabilmente due aerei, ma i costi sono pazzi. Cioè, lo stesso biglietto nello stesso periodo a New York costa $850. Anzi, 850 euro, che sono di più di $850. Parliamo di quasi 1000 dollari. Quindi i costi post pandemia sono veramente molto alti per gli Stati Uniti, anche perché è uno dei pochi stati che ha l'ingresso aperto solo con il Green Pass. Quindi loro su questa cosa ci marciano anche un pochetto. Sì, sì, i costi sono sicuramente lievitati dopo la pandemia. Infatti adesso poi, come vedremo più avanti, visto che sono usciti proprio adesso i pacchetti di WrestleMania del prossimo anno, ne stavamo parlando prima di iniziare a registrare, parleremo di quanto è la differenza tra l'anno scorso, tra due anni fa quando siete andati voi e quest'anno. Ma veniamo più a un discorso magari un po' più nostalgico per voi, un po' più dei ricordi. Io vedo, no, noi che non siamo mai stati a WrestleMania, vediamo ovviamente dai video delle persone che vanno lì. Per iniziare, se voi dovreste descrivere con un aggettivo WrestleMania, cosa significa WrestleMania per il wrestling, ecco, che aggettivo usereste? Per me è essenziale. Se tu sei un esperto di wrestling o sei un appassionato, WrestleMania è essenziale andare a vedere almeno una volta nella vita, perché ti permette di vivere appieno tutto quanto quello che tu vuoi. Ossia, il fan viene proprio cullato. Se sei a camminare all'interno della città, incontri persone, ti salutano. Io ricordo sempre alcuni sketch con Aldo che aveva comprato la cintura NWA e appena la gente lo incontrava per strada chiedeva di farsi la foto con la cintura, oppure si scontravano le cinture. Noi abbiamo fatto vari segmenti dove Aldo veniva schienato, roba del genere. È quello che ti piace, insomma, è quello che ci deve essere in un fan di wrestling. Io lo definisco vitale, perché per quanto mi riguarda il andare a WrestleMania è sempre stato il mio più grande sogno da realizzare, perché con la scusa di WrestleMania poi c'era la possibilità di stare lì in America, no?